Buongiorno, bentrovati, bentornati a Coffee Break. Enrico Vaime, buongiorno. Buongiorno. Dunque, ieri Napolitano, ove mai ne avessimo bisogno, ci ha ricordato che stiamo vivendo una crisi drammatica e angosciante. Queste le parole del Capo dello Stato. E poi la bacchettata ai partiti, bisogna intervenire subito. Allora, ci sono 9 milioni di italiani che sono in difficoltà rispetto al lavoro. Questa mattina leggo dalla Repubblica il 15° ribasso consecutivo per il fatturato industriale. Queste sono le condizioni del Paese. D'altronde il Premier Letta ieri al telefono con Obama diceva la priorità è certamente l'occupazione. Abbiamo la sensazione però che questa priorità sia anche il centro del dibattito politico? Meno, nel senso che poi invece sentiamo parlare di proposte di legge legate al fatto che possano partecipare alle elezioni soltanto quei partiti che hanno, com'è che si dice, me lo sono segnato, una... vediamo un po', personalità giuridica, insomma solo i partiti e non i movimenti, e questo terrebbe fuori Grillo, la qualcosa evidentemente scatena polemiche. Poi oggi il primo giorno per la giunta per le elezioni, dove il Movimento 5 Stelle ha detto che presenterà la legge per l'ineleggibilità di Berlusconi. Ecco, questo è quello che tiene in fermento la politica. Noi vogliamo parlare d'altro e vorremmo anche, per la verità, che si parlasse in generale di altro. Do il buongiorno ai nostri ospiti. Paola De Micheli, Partito Democratico. Buongiorno. Bentrovata, bentornata a Coffee Break. Marco Lillo, che si è seduto proprio ora, Il Fatto Quotidiano, ben arrivato. È collegata con noi da Strasburgo Lara Comi, del Popolo della Libertà, e stiamo aspettando Alfio Marchini, candidato sindaco di Roma, come sapete. Buongiorno Paolo Sottocorona. Buongiorno. E allora, Vaime, abbiamo scritto coperta corta, sì, perché è la prima cosa che viene in mente, no? Quando si dice che cosa si deve fare, si sta lavorando sul piano per l'occupazione, eccetera, poi la prima domanda è dove si prendono i soldi, perché la coperta è corta. Sì, siamo partiti con una cifra da paura. 9 milioni che hanno spaventato anche il Presidente della Repubblica. E sì, 9 milioni di italiani lavoratori in difficoltà sono una cifra enorme. E bisogna trovare qualcosa per frenare questa tendenza. Si parla della disoccupazione giovanile in continua crescita, si dicono cose tipo va ridotta di 8 punti, bisogna portarla al 30%, bisogna... diminuire le tasse sul lavoro, bisogna trovare 6 miliardi per tamponare l'emergenza lavoro giovanile, speriamo che ce le diano quelli dell'Unione Europea, ma perché ce le dovrebbero dare? Io mi chiedo alle volte, per simpatia, per farci sta buona, qual è? È difficile, noi siamo veramente pieni di falle che vogliamo turare acchiappando qua e là senza delle motivazioni, diciamo, sicure. Ora, 6 miliardi per tamponare l'emergenza, 1 miliardo per la cassa in deroga, bisogna trovarlo credo, domattina. C'è adesso la staffetta generazionale, che è molto suggestivo come termine, e cioè 100.000 nuovi posti di lavoro, via i vecchi, avanti i giovani, una cosa così. Sì, la staffetta. Sì, come termine è rassicurante, come pratica è preoccupante, specialmente se uno comincia a avere, come si dice, la sua età. Vabbè, poi che c'è? L'IVA. L'IVA il 1° luglio passerà dal 21 al 22%, e se è vero quello che dicono quegli allegroni degli economisti, è la fine, è la catastrofe. 26.000 negozi, imprese che potrebbero chiudere. Ma sarà vero? Ma noi continuiamo a incontrarci e dire buongiorno, ma buongiorno di che? Buongiorno forse, ma buongiorno? Punto interrogativo. Noi abbiamo paura, quindi tra l'altro viviamo in un clima che non piace più a nessuno, neanche ai più violenti, ai più rissosi, c'è un'aria aggressiva, c'è un nervosismo, la violenza verbale, un imbarbarimento formale che non è solo formale, perché... i termini ormai sono, diciamo, sciolti e si arriva a delle esagerazioni pazzesche, e soprattutto tutto viene facilitato dal web, da questa palestra di barbarie che è diventata
il web appunto, dove si può dire tutto, pare. E questo naturalmente, per carità, la polemica è un'arma che va tutelata, è quasi un diritto, ma attenzione, se si travalicano certi limiti diventa rissa continua e non serve a nessuno, se non a sfogare degli istinti che non portano a niente di positivo. La libertà di opinione è importante, ma bisogna saperla esprimere. La libertà di opinione vuol dire tutto quello che mi passa per la testa te lo vomito addosso. Non mi sembra, cioè, c'è un errore di fondo. Libertà di insulto, dice. Insomma, vabbè, comunque, per carità. Si travalicano dei limiti che non sono solo formali. Attenzione, non ne faccio una questione di volgarità, di espressione. Ieri hanno dato del qualunquista al Papa. Ora, per carità, uno può essere cattolico, praticante, ateo, quello che ti fa, ma non si dà del qualunquista al Papa, non lo si fa, non si può. Poi a nome di che? Con quale argomentazione? Ma non si vergognano questi che scendono a questo tipo di polemica? E ripeto, non sono cattolico praticante, quindi non lo dico per una forma di... lo dico per un fatto di educazione, di rispetto dei diritti altrui, alla dignità. Vabbè, comunque, in mezzo a questi berci c'è naturalmente l'eterno argomento che anche oggi verrà non solo sfiorato, secondo me, tra un po' acchiappato e spolpato ancora una volta, della casta politica che è rimasta quella che era, per cui una massa informe di persone che non sono in grado di cambiare niente di quello che andrebbe cambiato. Ma insomma, vi rendete conto che stiamo continuando a parlare del porcellum? Il porcellum è una regola infame che i politici dovrebbero cambiare. Tutti dicono che bisogna cambiare. È ancora lì. E dice, ma come si sa come si fa? Bisogna rimuovere il cosiddetto premio di maggioranza o addirittura cancellarlo. Non lo fanno. Dicono che è sbagliato il porcellum, ma sono tutti lì fermi. Ma allora a chi vogliono prendere in giro questi personaggi ai quali siamo obbligati a fare riferimento? È pericolosissimo questo atteggiamento. Ora, io non so, per carità, è anche un momento difficile, tra una manciata di giorni si va alle elezioni amministrative e siamo disposti a rivedere le stesse facce e sentire gli stessi discorsi, perché fatalmente è quello, non è che mi aspetto, né io né l'elettore medio. Intanto il buongiorno ad Alfio Marchini, arriva a proposito un candidato di amministrative, alle elezioni amministrative, delle quali non parleremo. Da una parte all'altra. Comunque, tra pochi giorni si sapranno delle cose in più e si sentono i soliti discorsi di sempre, diciamocelo francamente, non è che ci sono delle grosse novità. Mi sono segnato alcune cose che mi hanno colpito. Tagliare 70 milioni di consulenze. E adesso ci pensi. Ma vabbè, sì, capisco, il momento si presta. 2.500 posti di lavoro, pochi. Avrei esagerato a quel punto, tanto chi è che va lì a dire scusi? L'ha detto, quanto ha detto? Lui diceva, me lo segno. Che altro? 400 euro sulle bollette dei cittadini. Giusto, va bene, d'accordo. E poi quelle cose generiche che siamo abituati ogni volta, a ogni tornata elettorale, a sentir dire troppi ambulanti, troppo traffico, troppe auto sui marciapiedi, troppi rifiuti non smaltiti. Nessuno che dica troppi imbecilli, per esempio. Ed è un peccato, perché è la prima cosa da dire. Un attimo, poi le ricordo questo episodio che può essere utile a tutti noi. Quasi mezzo secolo fa la Francia si trovò in una situazione paurosamente somigliante alla nostra di oggi e venne richiamato al governo il generale De Gaulle. Ognuno pesca nel guardaroba e prende su quello che trova. E De Gaulle andò e fece una riunione dei suoi consulenti per prendere il potere. È storia, perché tutto questo è stato raccontato da chi c'era lì a questa prima riunione. E parlando con i suoi referenti, De Gaulle fece descrisse una situazione che somiglia alla nostra. E uno dei suoi consulenti disse, generale,
eliminiamo tutti gli imbecilli. E De Gaulle, con quell'aria solenne che aveva in occasioni anche meno importanti, fece così con la testa e disse: è un progetto troppo ambizioso. Ecco, quello è il progetto che dovremmo applicare anche noi. Tagliamo un po' di imbecilli. Comprendendoci tra gli imbecilli, diciamo. Ma sì, assolutamente, ma per l'amor di Dio. Altrimenti sarebbe troppo presuntuoso. Alfio Marchini voleva intervenire subito. Io voglio intervenire perché in quello che lui ha detto ci sono cose vere e meno vere, nel senso che io ho criticato, come lui, che mano a mano che si avvicinano le elezioni, per i politici l'aritmetica è una cosa opinabile, quindi 2 più 2 non fa più 4, ma ognuno ha la spara più grossa, quello 500, 600, 800, 1000. Però, siccome c'erano due cifre che io ho detto, 2500 posti di lavoro dicendo che sono bassi e 450 euro di risparmio energetico, le dico quella sono bassi perché sono veri, perché l'ho fatto io come imprenditore e so esattamente... Infatti è una cifra bassa. Sì, però è vera. Cioè, allora io preferisco non raccontare film strani, ma dire che secondo me sulla cogenerazione si possono attivare 450 milioni di finanziamenti privati, creare 2500 posti di lavoro e avere un risparmio della bolletta di 450 euro, che sarà poco, ma con i tempi di crisi dire a una persona che spendi 500 euro di meno sulla bolletta secondo me è fattibile. Quindi io preferisco andare pragmaticamente su cose basse e serie che conosco perché ho fatto nella mia vita di imprenditore, piuttosto che dire 700 euro ai disoccupati, 500 ai cosi, quella... poi alla fine ho fatto i conti, dico va benissimo, mi fai capire dove prendere questi soldi, io sono contento, possiamo anche regalare cornetti e sì, perché poi c'è il tema della coperta corta, che è il nostro titolo, diciamo, no? Bisogna poi capire quali sono le coperture, ma io partirei da lontano, cioè partirei da quello che ha detto Napolitano ieri: crisi angosciante, crisi drammatica, i partiti si diano una mossa, facciano quello che possono e che devono fare rispetto a quella che è la priorità del paese, cioè il lavoro. Insieme alle parole di Napolitano metterei quel dato: 9 milioni di italiani sono in difficoltà rispetto al lavoro. Allora, la coperta è corta, adesso c'è un piano che sta studiando Giovannini. Che possibilità abbiamo di portare il paese fuori e in che tempi e soprattutto con quali coperture? Beh, innanzitutto anch'io come Marchini tendo ad essere molto realista. E noto che invece il dibattito pubblico si polarizza sempre o sull'eccesso di disfattismo o sull'idea che da oggi, perché c'è un governo che ha una maggioranza più ampia di quelli che l'hanno preceduto, in un qualche modo si possa fare tutto. E in realtà il processo che ci deve portare fuori da questa crisi è appena cominciato, è molto faticoso e prevede non solo le misure giustamente, diciamo così, presentate da Giovannini, ma prevede una serie di misure di vario tipo. La prima, fondamentale, difendere il lavoro che c'è. Noi non possiamo parlare di nuovi posti di lavoro quando sappiamo che abbiamo quasi 300 tavoli di crisi aperti. Palazzo Chigi si farà carico di questa emergenza, perché lì ci sono filiere produttive strategiche per il paese, senza le quali non si perdono solo gli addetti diretti di quelle aziende in crisi, ma anche un numero imprecisato di posti di lavoro dell'indotto. Quindi prima politica, se ne parla meno nel dibattito pubblico, fondamentale, strategica, anche per il futuro, perché le filiere tipicamente italiane, su quelle filiere si possono fare anche investimenti innovativi per conquistare mercati esteri. Quindi è esattamente l'opposto, difendere e rilanciare. Secondo tema, muovere alcune leve subito, il prima possibile, dell'economia, che sono le cosiddette, non vorrei usare parole troppo complicate, ma sono quelle leve che consentono con pochi investimenti di muoverne tanti privati. Parlo soprattutto di alcune tipologie di investimenti pubblici, rispetto ai quali però noi abbiamo la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Cioè che arriva alla fine del mese, quindi esatto, ormai ci siamo. Esatto, di dimostrare all'Europa che siamo stati correttamente, che abbiamo rispettato i patti, ecco. E che quindi noi abbiamo autorevolezza, credibilità, forza per poter dire che adesso quelle risorse che ci sono, perché sono tra i 7 e gli 8 miliardi nei bilanci dei comuni, possono essere utilizzati per fare opere pubbliche, soprattutto quelle piccole. Perché fare le scuole, fare le strade, ci rendiamo conto che tutte le volte che piove noi abbiamo zone dove le strade non reggono più, gli argini dei fiumi non reggono più. Cioè fare quelle opere significa avere i soldi oggi, deciderle in un mese e quindi avere i cantieri aperti in 2 o 3 mesi. Terza questione, le norme e gli incentivi, che sono quelli sui quali invece giustamente il dibattito pubblico si concentra di più. Ma prima di tutto i posti di lavoro li dobbiamo creare.
e poi possiamo costruire gli incentivi per favorire l'ingresso dei giovani e per non rendere traumatico l'uscita degli anziani o dei lavoratori che sono già arrivati quasi. E qui arriviamo alla staffetta, allora, che c'è questa ipotesi. Qui ci della sono staffetta. Due aspetti. No, 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 la fermo uno un attimo. Uno è quello senza costi. Attimo. Si fermi solo un attimo. Perché non tutto costa. Allora, io voglio capire, insieme a Lara Comi, e poi torno dalla De Micheli, vediamo se ho capito bene che cos'è questa staffetta, perché poi PD e PDL insieme, adesso se lo dicessi alla Grillo direi PDL e PD-L, tra le varie cose alle quali state pensando c'è questa storia della staffetta. Io provo a dire quello che ho capito io. È arrivata la riforma Fornero e ha detto, quando ha investito le pensioni, ha detto allunghiamo la vita lavorativa delle persone, dunque tu dovevi andare in pensione a quest'età, ti fai altri 5 anni. Dopodiché adesso diciamo allo stesso pensionato tu dovresti farti altri 6 anni, la tua pena era 6 anni, ma io ti do uno sconto di pena, te ne fai 4, peccato che questi 4, questi 3, te li fai avendo un po' di soldi in meno. È così o ho capito male io? Perché così favorisci, mettiamo tuo nipote, che poi tutto da vedere, perché insomma... Ho capito male? Chiedo alla no, Comi. Guardi, nei dettagli questo arriva anche da una proposta francese, quindi è un po' un copia e incolla da una proposta di legge che poi è entrata in atto per alcune aziende in Francia. Nel specifico a livello italiano effettivamente è una staffetta, quindi si cerca di diminuire da una parte lo stipendio delle persone che hanno diciamo più esperienza per far entrare i giovani. Questa staffetta secondo me ha dei limiti, anche se potrebbe tamponare momentaneamente il problema di una rigidità all'ingresso. Innanzitutto bisogna capire anche psicologicamente come viene appreso dalle persone con più esperienza, dai cosiddetti senior, questa continua variazione, perché sicuramente persone che pensavano già di andare beatamente in pensione si trovano con 6 anni in più, ora si trovano con una sorta di part-time, quindi questa incertezza crea delle difficoltà. Dall'altra parte, per i giovani penso che sia un'opportunità, quindi c'è la possibilità di una maggior flessibilità all'ingresso, anche se è una sorta di part-time. Quindi preferisco un part-time piuttosto che nulla. Io mi permetto di fare una piccola riflessione sui fondi europei che spesso ci si cerca di aggrappare quando proprio non ci sono più speranze a livello italiano. Allora, il fondo di garanzia, quello definito come Youth Guarantee, fa riferimento però a 6 miliardi per 7 anni in tutta Europa. Io proprio oggi presenterò qui a Strasburgo un'interrogazione alla Commissione perché questo fondo fa riferimento fino ai 25 anni. L'Europa deve anche capire che in Italia i tempi universitari per noi sono molto diversi. Quindi è un fondo che viene a finanziare prevalentemente coloro che non entrano nell'ambito universitario o continuano gli studi. E non aggrappiamoci troppo a questo fondo, proprio per essere concreti e non dare false speranze, perché sono 6 miliardi per tutta Europa. Quindi dobbiamo anche capire quanto arriverà in Italia. L'altro aspetto, secondo me, è quello di cercare di trovare una maggior flessibilità all'ingresso, ovvero ripartire dal cosiddetto apprendistato, ritornare a una legge Biagi che noi abbiamo sempre sostenuto, perché questa consente anche, io ho fatto un apprendistato, penso che sia anche un elemento di grande formazione per i giovani, perché esiste anche un forte gap tra la scuola e il mondo del lavoro. Quindi ben vengano gli stage durante la scuola e l'università e successivamente si passa a un contratto a tempo determinato di formazione e poi indeterminato. Questo secondo me può essere la strada percorribile su temi concreti piuttosto allora, che ovviamente, i temi ovviamente poi ciascuno può ipotizzare la propria ricetta. Diciamo che assolutamente sì. Il tema vero è che noi abbiamo questa sensazione, ma sicuramente è un problema mio perché io sono maliziosa, leggo le cose male, eccetera. E no, un po' è così, mi autodenuncio. Il tema vero è che noi abbiamo la sensazione, faccio la giornalista, brutto mestiere, brutta razza. Dunque, quando io leggo 9 milioni di persone in Italia che hanno difficoltà col lavoro e quando leggo che Letta al telefono con Obama dice l'occupazione è il primo problema del paese, io sono portata a crederlo, no?
sia perché il dato 9 milioni mi inquieta, sia perché se lo dice il Presidente del Consiglio che quella è la prima preoccupazione, ritengo che debba essere la prima preoccupazione. Dopodiché vedo che il primo Consiglio dei Ministri ha all'ordine del giorno due cose, la cassa integrazione in deroga e la questione dell'IMU. La cassa integrazione in deroga viene messo 1 miliardo, i sindacati hanno già detto non solo non basta, ma lì si discute di ripensarla completamente, quindi diciamo c'è un problema vero da quel punto di vista. E peraltro i fondi vengono cercati all'interno dello stesso bacino, cioè il bacino che deve rispondere ai problemi legati al lavoro e all'occupazione, e quindi si ha la sensazione che tiri la coperta da un'altra parte, ma sempre quella resta. E invece il primo provvedimento di fatto, e quello che catalizza l'attenzione, è l'IMU. Allora mi chiedo, siamo certi che il governo Letta abbia chiaro che il primo problema è l'occupazione? Prego. Io ho paura che... Allora, penso esattamente questo, che c'è una differenza radicale tra quello che si dice e quello che si fa, perché questo governo avrebbe dovuto, come primo provvedimento, detassare il lavoro, cioè se l'emergenza in Italia è il lavoro e soprattutto se non si vuole soltanto, come diceva giustamente l'onorevole prima, mantenere quello che c'è, quindi la cassa integrazione in deroga e il mantenimento di un livello di reddito a persone che stanno perdendo il lavoro, hanno il problema di mantenere le famiglie, quindi è un provvedimento necessario, assolutamente condivisibile, ma di emergenza, non è un provvedimento che cerca di ribaltare la tendenza. Tampone. Esatto. Per ribaltare la tendenza, e se n'era parlato in campagna elettorale, devo dire, da parte soprattutto del centrodestra, mi pare Brunetta più volte in trasmissioni televisive ha sostenuto che bisognava detassare i nuovi assunti. Lui sosteneva, cosa che io penso sia vero fino a un certo punto, che è un provvedimento che si autofinanzia, però è vero anche che poteva essere una strada questa, cioè abbattere in maniera netta, quindi rischiare magari di avere una perdita di gettito, perché non penso che sia a invarianza di gettito, come diceva lui, comunque si avrebbe magari una perdita, ma lì sì cerchi di dare una speranza alle nuove generazioni, garantendo, magari possiamo ipotizzarlo in alcune zone più depresse dell'Italia, non in tutte le zone, insomma, laddove c'è più crisi, chi assume un giovane non paga del tutto le tasse. Questo ovviamente avrebbe bisogno di calcoli molto seri da parte della ragioneria, un po' più seri di quelli che ho sentito fare dal PDL. Questo sì, ma qualcuno l'ha proposto? Mi sembra che è scomparso completamente dall'orizzonte, mentre è rimasto l'IMU. Allora, è molto interessante vedere la distanza tra le necessità del Paese, che sono quelle di rilanciare il lavoro, e, se vogliamo, le necessità del blocco elettorale del centrodestra, che mi pare che è quello che è privilegiato da questo provvedimento. Perché sottolineo che la vera distanza tra PD e PDL oggi si riduce al fatto che il PDL vuole l'abolizione tout court di tutta l'IMU sulla prima casa, anche per chi ha più case, anche per chi ha delle ville importanti, si prevede appunto l'abolizione totale. Mentre invece il PD dice no, anche Grillo da questo punto di vista dice questo, alziamo la detrazione, portiamola, Fassina ha detto, a 450 euro, vorrebbe dire sostanzialmente tirar fuori l'80% delle famiglie italiane dalla tassa sulla prima casa. Secondo me 450 in una città come Roma, dove peraltro allora, l'aliquota è altissima. La fermo un attimo, poco, solo per dare un'indicazione alla regia. Ci fate poi ascoltare, appena siamo pronti, me lo dite, Renzi sull'IMU, perché insomma Renzi ha detto una cosa divertente sull'IMU ieri. Prego, concluda, no, che no, poi voglio sentire anche Martini. Solo questo per dire che perché il PDL, Brunetta, Berlusconi, ogni volta che vanno in televisione si ostinano a dire a settembre l'IMU sulla prima casa, su tutte le prime case non ci sarà più? Per due motivi. Uno, perché il blocco sociale a cui fa riferimento il PDL è composto in buona parte di persone che trarrebbero un giovamento immediato nell'IMU, nel bollettino da fare a settembre. Due, perché è uno slogan che si vende bene in televisione, quindi la trasformazione della politica in qualcosa che dovrebbe mirare al bene dei cittadini, semplicemente a qualcosa che funziona televisivamente. Tre, è perché si pensa che questo governo non durerà tanto, quindi si pensa porto a casa qualcosa che mi posso spendere nella prossima campagna elettorale in televisione. Magari qualcosa che non serve, che non è necessario per rilanciare i consumi, che non serve per rilanciare l'occupazione, ma che è molto utile in una logica miope. Che funziona elettoralmente. E poi c'è un'altra lettura ancora più maliziosa, che è quella di organizzare uno strumento da poter brandire ove mai ci fosse un problema di sentenze. Siccome il governo, è stato detto, non cade sulla giustizia,
magari se a settembre c'è il problema delle coperture dell'IMU e l'IMU non passa, uno c'ha uno strumento già confezionato per poter dire noi abbiamo promesso. Hanno una spada più potente che fermi tutti, perché devo sentire Marchini, ma prima vi faccio sentire Renzi sull'IMU. Poi voglio sapere che destino avrà Roma a proposito dell'IMU. Però su questa cosa arriviamo. Il fatto di aver intervenuti sull'IMU è naturalmente una cambiale che si paga all'accordo con Berlusconi, questo è evidente. Io credo che sia giusto abbassare le tasse. Mi piacerebbe capire da dove partire. Da noi in Firenze siamo partiti dall'IRPEF. L'IMU sulla prima casa, quando c'era, l'avevamo al minimo. Ma l'IMU sulla seconda, terza, quarta, quinta casa era al massimo. E comunque massimo, lei dice massimo, è una cambiale pagata a Berlusconi. Gli italiani capiscono bene, no? Non si è mica... I cittadini non sono peggiori dei poli, sono uguali e talvolta migliori dei poli. A volte se lei ha 10 case in Santa Croce, è che è un tasso di più? Perché lei con quelle 10 case vivrà di rendita, mentre il povero Cristo che continua ad andare a lavorare tutti i giorni no, ha bisogno di avere delle tasse più basse. Allora passo subito la parola a Marchini, però insomma è roba sua Renzi, mi ha fatto vabbè, come no? No, dico roba sua. Perché ha fatto una dichiarazione sull'IMU ed è stata presa come la dichiarazione definitiva e finale su un provvedimento del governo che invece serve all'economia. Serve all'economia. Scusate, adesso no, lo spiega, perché qui sembra che la questione IMU, però mi faccia sentire detta, anche Marchini, siccome viene detta più spesso, più frequentemente, forse anche con più forza dal centrodestra, per l'amor di Dio, e noi siamo oggettivamente in una fase di passaggio. Non vorrei che fosse confusa con una cosa che non è, cioè l'IMU allevia moltissime famiglie, cioè l'operazione della sospensione dell'IMU allevia moltissime famiglie, milioni di famiglie, ok, da un peso fiscale che per queste famiglie non ci sarà più, ma che verrà rimodulato per altre famiglie, altri immobili e un certo allora, livello anche di Allora, Alfio case, Marchini, poi mi permetto di ricordare che l'avete appena votata insieme al PDL, perché se no ce la raccontiamo, perché l'IMU non è che è comparsa improvvisamente una notte, malgrado voi, l'avete votata. Certo. E allora però, uno se ne poteva accorgere prima. No, però scusate. No, però mi fa sentire Marchini, voglio, poi le ridò la parola. Che si raccontino delle favole, no, che non se è una si faceva favola, il cuneo fiscale, siccome l'ha detto sia Renzi che Lillo, sì. Se si faceva il cuneo fiscale cambiava qualcosa. Allora, il cuneo fiscale, perché abbia un effetto come deve avere una misura fiscale di questa portata importante sull'economia, non può essere inferiore almeno a quella cifra che già venne stanziata dal governo Prodi nel 2007, cioè i 5 miliardi e mezzo che oggi non ci sono. L'operazione dell'IMU non toglie 4 miliardi dal gettito fiscale complessivo, rimodula e riforma quel gettito e altre tasse che insistono sulla casa, che daranno un'invarianza di gettito molto diversa di 4-5 miliardi. Sul rimodulare poi ci arriviamo, perché voglio sentire anche la Comi. Prego, Marchini. No, lei è troppo ben educato. Lo capisce che qui bisogna prendersi la parola. No, prego. Non fatemi parlare. Perché sennò entra l'inferno. Allora, provo a essere sintetico. Coperta corta è il punto centrale ed è il motivo per cui io mi sono candidato a fare il sindaco di Roma. Cioè ormai è chiaro e evidente che lo Stato non può più garantire tutto a tutti. Abbiamo un sistema sociale ormai vicino al collasso e abbiamo nel 2035 le persone andranno in pensione con 400 euro al mese. Allora il mio problema è quello di dire qual è, al di là delle operazioni di breve, di medio, l'idea per poter garantire alle fasce più deboli un welfare vero? La mia risposta può essere fatta solamente sul territorio. O noi riscopriamo sul territorio una forma mutualistica di assistenza applicando l'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale. Cioè lì dove lo Stato, la pubblica amministrazione non può arrivare, deve coinvolgere i cittadini. Fuori da questo schema nuovo di visione complessiva, per cui lo Stato garantisce tutto a chi? Ai più deboli, ai disabili, ai pensionati, e lì dove non può arrivare ha bisogno della collaborazione dei cittadini che si organizzano di dare gli strumenti affinché possano insieme con lui individuare un nuovo spirito mutualistico, non può essere che fatto sul territorio. Roma perché? E i quartieri perché? Perché hai bisogno di un forte spirito identitario per cui ti senti di appartenere a quella realtà e su quello lo puoi fare. Poi vengo al discorso fiscale. Io ho detto che è indispensabile e non più prorogabile per quanto riguarda Roma abbattere drasticamente, complessivamente la pressione fiscale privilegiando l'addizionale IRPEF. Perché?
perché la ritenuta IRPEF viene fatta innanzitutto a che cosa? Ai dipendenti, che non hanno possibilità di evadere, che è una ritenuta che viene fatta a malafonte, alle fasce più deboli. Quindi noi dobbiamo indicare due cose: alleggerimento della pressione fiscale con il credito della progressività, andando ad aiutare coloro i quali hanno più bisogno di un supporto, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Se si fa solamente un intervento spot sull'IMU, fuori da un contesto complessivo di detrazione fiscale e di alleggerimento delle fasce più deboli, non si va da nessuna parte e non si rimette in moto il meccanismo dell'economia, che è fondamentale. Noi dobbiamo dare la possibilità alle famiglie di arrivare non più a fine mese, ma alla terza settimana del mese. E dobbiamo premiare i più virtuosi, che sono i dipendenti che hanno una ritenuta secca alla fonte. Io ho detto anche che dobbiamo, ad esempio, a Roma tagliare da almeno 3 punti, e ho detto anche dove si possono trovare i soldi. Ecco, dove si trovano i soldi? Solamente, guardi, ogni punto più o meno a Roma sono tra i 90 e i 100 milioni di euro. Quindi tagli 3 punti e più o meno questa è la riduzione. Solamente prendendo una municipalizzata, l'AMA, è quella che fa la raccolta dei rifiuti, io dico, cari dipendenti pubblici, io non licenzo nessuno, ma è intollerabile che ci sia un assenteismo del 14%. Se tu mi porti dal 14% al 2%, che è quello normale, tu hai un recupero in termini di produttività economico di oltre 75 milioni di euro. A questo aggiungi che su un fatturato di 1 miliardo di euro di AMA io posso fare risparmi sulla centrale acquisti prudenzialmente, secondo me molto di più, del 10%, tu risparmi altri 100 milioni di euro. Allora, mettendo a efficienza una sola delle municipalizzate, non voglio neanche pensare se fai una centrale di acquisti sui 3 miliardi complessivi, tu devi fare una doppia operazione. Secondo lei, se è così semplice, perché sembra semplice, per come la dice ma lei. Ma è il motivo per cui... Se è così semplice, perché non ma l'hanno Ma spiego io perché fatto? Sono qua. Perché Roma purtroppo è vittima, io non sono contro i partiti, di un consociativismo per cui tutto, hanno cogestito tutti. Per cui è un meccanismo in cui sono trappola di loro stessi. Ci stanno tutti in mezzo. L'opposizione, nessuno può credere. Lei invece sarebbe in grado di sottrarsi. Ma no, ma diciamo. È così. Io ho detto, o vinco con una spinta popolare autonoma forte, quindi senza fare demagogia, spaziamo. Io non sono contro la politica e contro i partiti, ma conosco Roma da tutta la vita e so che sono figli di un accordo continuo in cui hanno spartito 3 le assumo per te, 3 vanno in quota per te e te li mandiamo anche su questo. A volte anche il sindacato non è stato così rigoroso nella gestione dell'efficienza. Allora io siccome vedo, e mi taccio, un pericolo sociale incombente, che è un conflitto di fortissimo, civile tra dipendente privato e dipendente pubblico. Il dipendente privato si è fatto già cassa integrazione, ha perso tutto e comincia a non sopportare più il dipendente pubblico che non ha una gestione efficiente della cosa pubblica. Allora, prima che ciò avvenga, che sarebbe drammatico... Bisogna intervenire, bellissimo. Lei dice. Senta, le chiedo una battuta, però è un telegramma. Una cosa, ma quindi sì. Lei dice non intervenire sull'IMU, intervenire sull'IRPEF. Ecco, no, tutte appunto volevo capire. Cioè, quindi l'IMU, per dirla in soldoni, che a Roma è al massimo... dal punto di vista dell'aliquota sulla prima casa, il 5 per 1000 con delle tasse molto importanti, lei dice va rimodulato o no? Va rimodulata IMU, va rimodulata la TARES e va fatto un taglio secco, quindi, forte. Lei ridurrebbe tutto? Assolutamente sì, non c'è altra soluzione. Ti dico anche dove prende i soldi e le dico di più. Noi dobbiamo fare una riflessione seria anche sul debito pregresso e quanto ciò impatta sul debito pregresso. Siamo messi in una bad company. Questo debito ma lo sappiamo pregresso. Esattamente quant'è, cioè, il debito? Ma più o meno era 12, oggi è circa 8 miliardi e mezzo. Ma che sta su una bad company, quindi è a parte dal bilancio del comune. Gli interessi, il pagamento di questo debito, incidono per circa 300 milioni l'anno sullo Stato e 200 milioni l'anno sul Comune di Roma. Allora io credo che debba essere fatta un'operazione seria di dire, guardate, facciamo un piano in cui tu questi 200 milioni me li spendi nel tempo. A fronte di questo però ti devo dare un livello di efficienza e devo agganciare questa mia proposta alla certezza che metto in efficienza le cose che le ho detto. Su questo tu puoi essere credibile nel fare, ma se tu assumi, per fare un esempio, 1200 dipendenti ATAC nell'attività amministrativa e durante l'estate devi prendere degli autisti per sostituire quelli che vanno in ferie, non sei credibile nel dire dammi perché i soldi. Perché non sei efficiente, mettiamola così. A proposito di efficienza e a proposito di credibilità... Scusi, ma lei sa che... Letta che è al Senato. No, aspetta un attimo. È una chicca romana, raccontiamo. La possiamo raccontare dopo. Facciamo che la raccontiamo fra un attimo. Allora, Letta al Senato, in vista del Consiglio europeo, ha appena detto non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici fatti fino ad ora, di suscitare dubbi nei mercati e far tornare l'Italia sotto esame all'ultimo banco, oggetto di scherno e alzata di spalle. Lara Comi, le chiedo, cosa le viene in mente, oggetto di scherno, alzata di spalle?
Mi viene in mente tutto il clima italiano così teso e la violenza verbale e anche fisica che sta avvenendo nelle piazze, cioè anche la manifestazione di Brescia è stata uno degli esempi peggiori che alcuni italiani hanno potuto dare. Volevo ritornare un passaggio su Roma, anche perché mi è piaciuto molto il confronto che hanno avuto i vari sindaci proprio sulla vostra rete sì. qualche sera fa. Dove candidati sindaci non sapevano neanche quale fosse l'ente che gestiva e che gestisce attualmente il Colosseo. Vedete, a volte governare non è facile, quindi bisogna avere in mano dei bilanci e su questo penso che Alemanno abbia fatto bene perché ha investito più del 70% della giunta precedente per quanto riguarda il sociale e per i trasporti ha fatto un investimento di 332 milioni di euro. Per ritornare invece all'IMU. Ecco, torniamo perché, alle cose nazionali, perché sennò facciamo un unico assolutamente. No, ma essendoci Marchini, avendo parlato di Roma, sì, mi sono no, capisco, tolta la veste milanese e ritorno su Roma. Uno per volta. Assolutamente, quindi diverse, ritorno sull'IMU. Quindi hanno modo di raccontare quello che farebbero. Ritorno sull'IMU anche perché l'ICI, quando era stato eliminato, abolito da Berlusconi, bisogna anche ricordare che non è stato eliminato per la prima casa sulle case signorili, sui castelli, sui casali e sulle ville. Quindi quello che è inserito attualmente nel provvedimento proposto dal governo presenta ancora la stessa dinamica che aveva presentato quindi il presidente Berlusconi con l'esclusione delle ville signorili. E quindi il concetto di rimodulare non esiste, mi sta dicendo. Ma allora guardi, cioè quello che dice la De Micheli che andrà rimodulato è no, ma sa cosa va rivisto? Lei dice rimodulare appunto, a invarianza di gettito. Sentiamo, lei dice sentiamo. Abolire no. con un risparmio. Se posso, prego, prego perché è in collegamento allora, ed è più complicato. Esattamente. Allora, noi riteniamo che sia necessaria una revisione catastale, in primis, perché questo è uno degli elementi fondamentali. Secondariamente, è ora di farla, guardi, abbiamo avuto difficoltà anche nel creare un governo. Provato il testo al Senato. Mi permetta di concludere il discorso, così poi io vi ho ascoltato tranquillamente da Strasburgo. No, fermi un attimo, perché sennò davvero lei è in difficoltà, perché non riesce ad intervenire. Prego Commi, conclude il ragionamento. La ringrazio. Però rimodulare dice la De Micheli, lei che cosa dice? Cioè cosa dice il PDL? No, noi abbiamo caso? Naturalmente, essendo il PDL all'interno del governo attualmente e avendo quindi appoggiato il provvedimento fatto sull'IMU che prevede quindi l'esclusione delle ville signorili e dei casali e dei castelli, via dicendo. Noi riteniamo opportuno però effettuare una modifica anche sui capannoni industriali, quindi con una sorta di detassazione. Dall'altra parte vorrei ricordare a tutti però che lo stesso Letta ha definito il settore dell'edilizia come il volano dell'economia. Per quello noi siamo partiti dall'IMU, perché questo viene a ridurre, come ha detto l'onorevole De Micheli, un peso sulle famiglie più in difficoltà. Ma dall'altra parte i 500.000 persone che nell'indotto dell'edilizia sono rimaste a casa per la crisi, questo deve essere naturalmente ripristinato in un certo modo. Sì, però io non ho capito. Virtuoso. La domanda era rimodulare sì o no, perché io non ho capito davvero, lo dico. Guardi, cioè, le mille erano fuori, lei dice erano già risposto. Fuori, quindi in cosa però, si fa la rimodulazione? Ma guardi, io su questo le ho risposto nel momento in cui no, ma è molto chiara, perché le ho risposto nel momento in cui dicendo il provvedimento che è stato fatto ha avuto anche l'avallo degli esponenti al governo del PDL, quindi così come è stato fatto per noi va bene, deve essere naturalmente aggiustato. Adesso però è solo sospeso, rilevo, prego. No, siccome tra l'altro la De Micheli deve andare via, allora le diamo la parola. Niente ideologia su queste cose. Se vogliamo parlare di ideologia, da che settembre vi dovete mettere d'accordo, cosa farete? Capace anch'io. Allora, ci mettiamo a parlare dei problemi degli italiani, non delle ideologie, delle posizioni radicali sono e così. Allora, stiamo parlando di una tassa che hanno pagato tutti. Ci bene. Siamo. Adesso è sospesa. Tutti i proprietari. C'ha un gettito di 4 miliardi. Ci sono due imposte simili, quasi uguali, che sono l'IMU e la TARES, che incidono sullo stesso bene, la casa. Anche se non lo pagano gli stessi, perché la TARES la paga l'affittuario, e l'IMU la paga il proprietario. Però alla fine chi paga è sempre la famiglia che sta dentro l'immobile, no? Girando.
Allora, cosa c'è dietro all'affermazione del Presidente del Consiglio in aula e poi dopo il primo provvedimento del decreto? C'è l'idea di una riforma complessiva di queste tipologie di imposte, non solo sui soggetti che li pagano, ok? Cioè le famiglie, ma che tipologia di famiglia deve pagare, cioè introdurre elementi di reddito, fare la riforma del catasto. Allora, la delega approvata a grandissima maggioranza nella Commissione Senato Bilancio alla fine della precedente legislatura, che prevedeva i criteri della riforma del catasto, va ripresa, trasformata in uno strumento più veloce di decisione, perché quella è una delega e quindi c'erano tempi lunghi, per dare ai comuni la possibilità di rendere eque queste imposte. Terza questione, la questione legata ai servizi realmente erogati. Oggi la TARES è una tassa rigida che tu paghi sui metri quadrati, sul numero dei vani che hai in casa, eccetera, eccetera, e è assolutamente indistinta dal reale servizio che il comune ti eroga. Se ci sono dei comuni efficienti bisognerebbe pagarli, tra virgolette, più volentieri, se ci sono dei comuni inefficienti bisognerebbe che in questo caso i cittadini avessero la possibilità di... Terza questione non indifferente, visto che c'è un candidato sindaco, non indifferente, è la questione della potestà regolamentare dei comuni. Questa è un'imposta che nel 2014 deve essere completamente riscossa dai comuni per poter fare le loro politiche. I comuni sono il primo fronte nei confronti della crisi. Lei suppone, e quindi devono avere gli strumenti per dire... La mia popolazione, non lo so, è molto più anziana, oppure la mia popolazione Chiaro. È molto più giovane. Io ci ho il comune in montagna, ho il comune turistico. Ci sono queste persone in difficoltà, c'è la montagna, c'è la pianura. Esatto. Certo. Mentre ora l'IMU, uno degli errori che l'ha resa anche così ingiusta, è la rigidità. Perché siccome il regolamento è praticamente tutto nazionale, fine. È rigidissimo. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, lei deve andare via, io però le voglio chiedere, mi deve dare delle risposte telegrafiche, solo perché poi va via non ho più il tempo di fargliele. La domanda è... Quindi noi presumiamo di arrivare a settembre, perché adesso è stata sospesa fino a settembre, noi presumiamo di arrivare a settembre avendo realizzato questa riforma. Esatto. Mi guardi bene? Avendo realizzato le cose che lei ha detto. Noi facciamo la riforma, studiamo tutti i passaggi. Noi ce la stiamo già mettendo tutta. E ce la facciamo. Ce la stiamo già mettendo perché tutta. Io la reinvito a settembre. Con l'aiuto anche dei sindaci. No, capito, però io la reinvito a settembre. Siccome mi fido della sua onestà intellettuale, le chiedo di nuovo. Certo. Noi arriviamo a settembre e abbiamo fatto questa riforma. Questo è l'obiettivo. E ci stiamo già lavorando. Io credo assolutamente nella sua buona fede, ma il voglio, ma non posso. Non ci credo. E direi, insomma, abbiamo questa sensazione. Abbiamo anche qualche testo di partenza, perché nella bicamerale sul federalismo fiscale questi ragionamenti erano già stati fatti. La successiva domanda, ma non le do la possibilità della risposta, è dal momento che bisogna fare tutto ciò, non era più serio e più ragionevole far pagare l'IMU così come era stata pensata e votata, ribadisco, soltanto qualche mese fa, farla pagare a giugno così com'era, visto che il PD e il PDL l'avevano fatto, e alzare le detrazioni o magari dare quel miliardo, quant'era? 1.600.000 euro per la cassa integrazione in deroga. Un miliardo e 600 milioni. Invece abbiamo dato solo 1 miliardo, che non è sufficiente. Forse era meglio così, era più serio, ma non lo sapremo mai, perché adesso la Michele va via. Segnalo che nel decreto c'è anche la proroga andiamo per i precari della pubblica amministrazione. Per via della... Vai. Allora, la situazione al momento vede non i due attori, i due componenti, le due componenti che avevamo individuato ieri. Una era quella che avrebbe toccato le regioni settentrionali, l'altra quella che mirava le regioni centrali. Questa del centro, se la andiamo a vedere, è salita un poco verso nord. Vedete questa strisciata che sta toccando Toscana, e regioni centrali e centro-settentrionali. Così facendo ha lasciato spazio a una terza componente che viene dall'Africa e che invece sta interessando al momento la Sicilia, con qualche temporale sui canali fra le isole maggiori e qualcuno che tocca anche proprio la Sicilia. Questa era una situazione che, se avete avuto la bontà di seguirci, era prevista per domani. Infatti, se andiamo a vedere subito le previsioni per la giornata di oggi, avevamo detto aumenta la nuvolosità in Sicilia, ma le piogge compariranno nella previsione di mercoledì. Invece in realtà c'è stata una specie di accelerazione. Poi permane questa zona
Corsica e Sardegna, da qui arrivano le piogge che poi passano sulle regioni centrali, va a dire attraversano il Tirreno e quindi toccano prima le coste tirreniche e poi quelle adriatiche, e il nord con un tempo un po' instabile, soprattutto nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine è più facile che piova, ma insomma non proprio maltempo, un tempo un pochino diciamo incerto, però abbiamo visto un temporale fra Lugano, Como, Varese, era proprio uno, ma insomma c'era lì, quindi segnaliamo anche quello. Giornata di domani, sicuramente peggiora il tempo su questa fascia centrale che parte appunto da Corsica e Sardegna fino al centro peninsulare, con fenomeni anche intensi, quindi anche qualche temporale, non soltanto quattro nuvole e due gocce di pioggia, come si dice, un pochino di più. Al nord sono le zone alpine e prealpine che hanno qualche annuvolamento in più, magari qualche pioggia nel pomeriggio, però è la fase in cui il nord esce un po' dal mirino e invece ci rientra al sud con queste piogge previste quantomeno sulle zone tirreniche, su quelle adriatiche magari soltanto nuvole. Giovedì, peggioramento ovunque, quindi di nuovo anche il nord, che però passa in maniera abbastanza rapida. Infatti abbiamo indicato già delle schiarite sulle zone di nord-ovest, su tutti i settori occidentali, invece queste nuvole più scure sul versante adriatico, perché questo maltempo, che direi più esteso che intenso in qualche modo, si sposta verso est e quindi lascia delle schiarite sulle zone occidentali e si va verso una giornata di venerdì abbastanza tranquilla, ma sappiamo e confermiamo che tempo stabile all'orizzonte non ce n'è. Stabile nel senso tante giornate belle, calde, non ce ne sono, quindi c'è sempre qualche pioggia in giro. Per quello che riguarda le temperature, guarderei soltanto l'ultima, questo è un così, messaggio per la regia, soltanto l'ultima delle cartine, che ci dà come varia la temperatura nella giornata di giovedì, perché oggi e domani tutto sommato qualche piccola oscillazione c'è. Guardate giovedì invece, qualche zona in verde sono aumenti, ma prevalenza al centro-sud delle zone celesti, blu o addirittura in rosa, quindi c'è un calo delle temperature abbastanza marcato, per cui come al solito parlare di freddo a maggio è un po' azzardato, però non sono le temperature che uno a maggio si è anche fastidioso, oltre che azzardato c'era Marchini. Come no? Domanda tecnica, siccome venerdì abbiamo il concerto con Tonano Venditti di chiusura, com'è il tempo venerdì? No, venerdì forse la sfangate. Forse la sfangate, ma vediamo, bisogna che vi... Sì. C'è venerdì sera. Venerdì sera. Vi dovete affidare le ultime famose. Le ultime guarda che io vorrei ricordo. Che avesse una connotazione, perché poi la par condicio devo anche esatto. coprire il concerto degli altri. Basta così. A meno che no, piova prima e poi dopo esce il secondo, diciamo noi. Allora, voglio richiamare in causa la Comi da Strasburgo, eccomi, perché scrivono in tanti, intanto noi insomma proviamo ad avere il sorriso, no, in questa trasmissione, però c'è poco da sorridere, che è arrivata l'agenzia della morte di Giovanni Guarascio. Giovanni Guarascio, ve lo ricorderete, quel muratore che aveva costruito la sua casa in provincia di Ragusa e che poi si era dato fuoco perché la casa era finita all'asta e l'aveva perduta per un debito di 10.000 euro. E allora diciamo che poi la realtà prende il sopravvento. Sempre al Senato il Premier Letta dice il Consiglio europeo di giugno non deve diventare, non può diventare un consiglio di routine, ma deve adottare misure concrete. E poi uno sente tutta la distanza, no? Tra Guarascio e diciamo le parole dette al Senato, ma noi vogliamo credere che queste misure concrete arrivino. Allora, Lara Comi, nessuno ha fatto un calcolo, ci scrive Bono, su quanta IVA è andata persa con la perdita di tante ditte che per un motivo o per l'altro hanno chiuso i battenti. Le leggo questa perché in realtà c'è tutta una discussione aperta anche sull'IVA, perché adesso dovrebbe arrivare il previsto aumento a luglio di un punto percentuale, quindi si va dal 21 al 22, e questo può significare, lo ricordava Vain in copertina, cioè in apertura, potrebbe significare la chiusura, almeno così dice Confcommercio, di 26.000 aziende. Dunque una sorta di effetto boomerang, no, per l'economia. Prego. Sì. Guardi, a me spiace molto, quindi assolutamente condoglianze per la persona che lei prima ha citato, che ahimè è stata colpita anche da un malfunzionamento di alcuni organi statali e istituzionali. Questo ce ne dispiace, perché abbiamo visto anche 52.000 aziende chiudere per la non riscossione di crediti.
E quindi uno dei primi provvedimenti che noi avevamo votato in Europa, che quindi poi è diventata legge già nel 2010, era appunto la direttiva sul ritardo dei pagamenti. L'Italia non l'ha ancora in toto recepita e attuata. Questo secondo me è uno dei primi aspetti, delle prime misure che bisogna quindi introdurre. Pagare, la pubblica amministrazione paghi naturalmente i privati e le imprese, proprio perché queste non possono fallire per dei crediti e per aver lavorato bene, innanzitutto. Secondariamente, per quanto riguarda l'IVA, io ho sempre contestato questo aspetto anche nel governo Berlusconi, perché ritengo l'IVA una tassazione, permettetemi il termine, ingiusta. Viene a colpire in modo indiscriminato tutte le persone indipendentemente dal reddito. È vero, è un'imposta indiretta, si basa sui consumi e sui servizi, ma un aumento verrebbe, come lei ha detto, a generare un fallimento, comunque la chiusura di 26.000 tra negozi e imprese, ma permetterebbe, ahimè, un aumento di 135 euro, hanno calcolato, di spesa in più per le famiglie. Quindi noi consideriamo l'IMU, quindi per ritornare solo a un aspetto precedente, anche un rischio di incostituzionalità, per il fatto che non tiene in considerazione la capacità sicuramente contributiva, ma il nostro aspetto rilevante è quello di una revisione catastale. Dall'altra noi attendiamo e confidiamo veramente che non si abbia un aumento dell'IVA, perché questo bloccherebbe totalmente i consumi e non genererebbe liquidità. E però il tema ritorna ad essere quello della coperta corta. Marchini, giro la mail che ci scrive Giuseppe Iaconis. Il tema è che questo paese, come dice Crozza, è il paese delle meraviglie. Senza una patrimoniale degna di questo nome, come c'è in tutta Europa, questo paese muore. Senza fare dell'evasione, dell'elusione fiscale e corruzione un reato penale da condannare da 5 a 20 anni di galera, il sequestro dei beni, senza prescrizione e con la condanna da scontare dal primo grado di giudizio. Tutte le altre medicine, dice Giuseppe Iaconis, non servono a niente. La sua opinione, no, chiedo di essere un po' più sintetici, perché io sono molto sintetico. Io quando ascolto queste dichiarazioni sono ancora più convinto di quello che ho fatto, cioè dicendone senza nessun partito. Cioè, nel senso che tutti quanti ci raccontano come se negli ultimi due anni stavano su Marte. Cioè, gli ultimi due anni sono stati governati da PD e PDL. Per cui, quando io sento parlare di esigenze di pagare i crediti che hanno le imprese, e io lo so perché sono un imprenditore che ho appena venduto la mia azienda, io dico, signori, questa era la prima conferenza stampa del governo Monti, che doveva essere 100 miliardi di euro, poi 70, poi 40, poi 20. Per cui, noi non dobbiamo insultare l'intelligenza nostra e dei cittadini. Sono passati due anni, non hanno fatto queste cose quando avevano una maggioranza bulgara. Io non ho zero fiducia che sia in grado di farlo oggi. Non è credibile, tu non sei credibile che mi hai detto due anni fa che facevi delle cose che non hai fatto. Oggi mi dicono l'IMU, ma chi l'ha approvata l'IMU? Io non c'ero. E chi è che non ha pagato i crediti negli ultimi due anni? Lei ed io? No, sono stati loro. Ma con che faccia vengono qua a raccontarci ancora oggi che una roba che fanno? Secondo me è un insulto all'intelligenza. Io mi scaldo, perché non è possibile che ogni volta... Lei la farebbe la patrimoniale? Ma io andava fatta prima un'operazione più drastica, andava fatta prima un'operazione drastica di abbattimento radicale del debito, rimettendo la cassa, i soldi dentro le persone. Uno faceva uno sforzo drammatico una volta e basta. Questo continuo erodere delle tasse ha ucciso la gente più in difficoltà, ha impoverito, ha asciugato l'economia, che è in crisi di liquidità, dove nessuno paga più nessuno, e si è contratto ovviamente il gettito fiscale. Ma era scritto che andava fatto una roba del genere. E questi qui dove stanno? Stanno su Marte. Io veramente mi sembrano un film. Secondo lei perché Monti non è riuscito a farlo? Per pagare il debito pubblico. Andava fatto un'operazione sulla onda della grande popolarità che aveva Monti, sull'emergenza, andava fatto un'operazione drastica di abbattimento dello stock del debito. A con i soldi del risparmio privato, quindi? Ovviamente, facendo. Chiedendo un sacrificio agli italiani. Oggi la patrimoniale... Non era facile, però. No, ma scusi. Guardi che se lei si fa i conti, i soldi che lei ha tolto un pezzo alla volta agli italiani sono molto di più rispetto a quello che lei, se avesse fatto un'operazione di grande coraggio, chiedendo anche a quelli che hanno di più un sacrificio maggiore, ma sapendo un secondo dopo facevi un'operazione completamente diversa. Un colpo più forte. Ovviamente però un colpo subito. Più forte, secco, netto, e dopo tu che facevi? Ridavi ossigeno all'economia. Tu così cosa hai fatto? Hai chiuso tutti i rubinetti. Scusi, hai chiuso tutti i rubinetti. Hai lasciato in asfissia di liquidità per un anno e mezzo le imprese, che non hanno più una lira, perché con il patto di stabilità
gli enti pubblici non hanno pagato più nulla. Però per l'Aracomi vanno via quelli che hanno i soldi, se ho capito come bene. Dice, vanno no? via. Per l'Aracomi, quelli che poi hanno i soldi allora, sarebbero allora, siccome, andati via. Siccome penso di e non essere nulla tenente. Scusi, scusi Anna Comi, siccome penso di non essere un nulla tenente, parlo abbastanza con persone che non è che proprio vivono in indigenza, le assicuro che se lei avesse fatto un ragionamento di questo tipo, in modo molto serio, e vediamo anche come fatto, che non sia stato punitivo, chiunque di noi avrebbe avuto l'assoluta convinzione che nell'interesse anche di chi ha le risorse... Ho l'uscita tassativa, però chiedo al candidato sindaco Marchini, siccome ci scrivono perché lei si candida, sì. E secondo Marco, da Marco Mi si firma, perché lei deve salvare la sua azienda, che è una storia che abbiamo già sentito, no? Per ho qualcun venduta, altro diciamo. Il cui nome, il cui cognome comincia ecco, con posso, B, posso dire, così ma, potrà ma questa darsi cosa che l'ha venduta, diciamo, lei diceva solo. Che però l'ha venduta, ma dalla Camera di Commercio tuttora risulta lei presidente delle aziende, socio. Noi abbiamo firmato un contratto con Bosch, che è la più grande multinazionale nel settore dell'energia, e abbiamo firmato un contratto che è assolutamente closing, che ha diciamo, delle cose tecniche che sono delle clausole contrattuali che rivede che cosa? L'aggiustamento del prezzo rispetto a alcune cose, ma parliamo del 5% ma del prezzo. Quindi il passaggio delle azioni formali... Che il tuttora lei è proprietario formalmente, noi, diciamo, tra poco non lo sarà più. No, no, però noi abbiamo dato un contratto che non è reversibile, cioè una volta tu firmi un contratto hai venduto. Come lei sa, tra il contratto e il closing, che è il passaggio delle azioni, c'è sono alcune clausole contrattuali che devono essere fatte. Ma su questo qua, scusi, voglio dire, non c'è ombra di dubbio. Cioè io ho detto in modo assolutamente chiaro che fare, e siamo dei privilegiati perché abbiamo avuto una grande multinazionale che ci ha acquisito, fare impresa in Italia se non ci esporta è operazione eroica, è assolutamente eroica. Quindi il fatto che noi abbiamo avuto la capacità vabbè, ma di quindi avere un diciamo che alla persona che ci scriveva, ma che è Marco Mi, e no vabbè però è un'occasione per ribadirlo e per chiarire. A Marco Mi possiamo dire abbiamo di stare già fatto, tranquillo che il tema già... non è quello di essere sindaco per darsi gli avvalli. Anche perché non capisco neanche il nesso. Dobbiamo chiudere, mi tagliano la testa. No, no, ma non c'è neanche un nesso. Cioè, non sono come Berlusconi che ha delle concessioni pubbliche per cui aveva bisogno di rinnovarsi una licenza. Ma lei che pensa, Berlusconi? Adesso si discuterà a breve di questo. Esatto, cioè mi picchiano. Quando si è in difficoltà ci sia pronto, è ineleggibile. Oppure è giusta la tesi di Zanda. È ineleggibile, Berlusconi sì o no però, Marchini? Io trovo che noi abbiamo fatto le elezioni un mese fa. Se ci sono milioni di persone che conoscendo esattamente tutto la di Berlusconi lo hanno votato, lei non può non negare. Non è un che tema all'ordine del giorno, ovviamente. Grazie per essere stati con noi. Ma ci sono milioni di persone che l'hanno votato. Chiudiamo perché tanto non smettono. Ma ci vediamo domani. Persone l'hanno votato. Come fai a dire?